Salve a tutti amici e ben ritrovati. Io sono Smitterry ed eccoci qui per un episodio di Control, un gioco che tanto va a portare e che finalmente andremo a portare in questo gameplay. Il gioco parla di una ragazza, Jess Foden, una ragazza che dopo un evento paranormale entra in contatto con un'entità detta Polaris, la quale conferisce a lei dei poteri. Ma in tutto questo il fratello di Jess, Dylan, viene rapito dall'FBI. Lei resta nell'ombra per non dare nell'occhio e cercare di trovare informazioni sul fratello per poterlo salvare. Ma in tutto questo, quando arriva l'FBI, tutto va storto, non si sa cosa succede, ma tutto, anche Jess ha problemi, si trova già lì e si trova ad essere a capo della Federal Bureau Investigation. Bene, detto così qua preambolo, possiamo andare avanti e... Bene, tutto questo possiamo andare avanti e andare con il gioco. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it, and we think that's the whole world. The room. Poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie. What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Anyone here? Bene, siamo subito con questa parte un po' magra, sento un po' magro, diciamo, però sì, sentiamo con la ragazza Jess che è qui al Federal Bureau e se non ci sia nessuno. Come ho visto c'è il capo dell'FBI che è lì tranquillo, poi gli spara in testa e la sua immagine, la foto che c'è lì all'entrata del Federal Bureau cambia, c'è questo inserviente, diciamo. Comunque, andiamo un po' a iniziare questa nuova avventura. Ma non c'è nessuno. Proviamo a collezionare, vediamo un po' che dicono. Fammi vedere. Niente, non mi fa niente. Posso da qui? No. Comunque la cosa bella è che almeno il joypad funziona grande. Così non devo usare il tastiere, che in questo gioco penso sia meglio. Eccolo qui. Premere Head of Research Dottor Casper. Questo è 1 hour bureau at work. Questo è il cavo, c'è il bidello, come mai? Strano. Mentre lui è Zachary, non si vede bene perché direttore. Ok, il direttore, perché quell'uomo è qui così strano? Diciamo che questa storia,
Quanto io ho già un apparato di controllo di una pecca e la lingua in inglese che ci costringe a leggere sottotitoli che bravo, ci capisce diciamo inglese, anche sentendo a facilità, però dico, io un po' capisco, ma sono parole che magari non capisco e questo è un problema. Non so se, però la cosa buona è che magari con abbiamo tolto è che la traduzione in italiano non è delle migliori. Sick shutter, corretto. Il problema è l'inglese, che il dialogo in inglese, magari c'è chi riesce a seguire. Oh, ma che è quello? È passato a nulla. Antenna dell'agenzia. Senza faccia. Oh, questo è pazzo, ma di certo lui sarà molto importante che è apparso lì in quel quadro, cioè sa che non va. Però cominciamo ad entrarci. Che poi lavoro per lui. Così. Poi anche lui come si fare per uscire da un'unità con Facecam, senza Facecam, perché con OBS non riesco ad andare sul programma di OBS e quindi non riesco a uscire da un'unità con la cam perché il gioco usa il mouse. Oh, che cosa? Ok, stiamo calmi, è solo l'ascensore ha passato a nulla, stiamo calmi. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years Beh. since the men of this bureau took him. Allora, sedita e pensa al fratello. Comunque, ascolta cosa come posso fare per riuscire a fare cam senza cam. Perché premetto in pausa, posso mouse, usare il mouse come se fosse un mouse, non come. Ecco, per fare questo. Ok, ufficio direttore. Ha visto un po' questa intro al gioco, sembrava tutto un po' alla hit, che alleggeremo tutti, ma comunque dobbiamo adentrarci nell'agenzia. Qua c'è l'ufficio direttore. Non mi fa entrare. Ci vuole qualche permesso? Possibile. Ma lì forse posso entrare, sì. Ok.
almeno reagisce il mondo a quello che faccio io. Cos'è? Building lockdown in effect. Sta tenendo tipo la chiusura forzata dell'edificio. Che succede? Così è bloccato. Che succede? Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Something's outside. I was coming here a mistake. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Bene, abbiamo visto che Jess, con l'arma messa in testa, riusciva a vedere quello che si deve tolo su questo video che parlava di questa roulette russa. Oddio, non si fa niente. Ho visto un po' di sedettore e poi ci ruoti qui. Segui istruzioni del consiglio per completare la sfida del piano astrale. Se non questo piano astrale, adesso anche ecco questa piramide, c'è gente che parlava come se fosse l'entità a parlarci. Non so se loro fosse qualcuno. Polaroid. L'arma di servizio. Ok. Mentre qui ho sempre un tutorial. Arrampicarci. Oddio, mischia. Possiamo colpirlo con telecinesi, penso. Wow, meraviglioso. Questo penso gioco c'è un po' telecinesi, un po' armi. Sembra che davanti stessa resistendo, come vedete. Invece poi Jess ci da controllarla. Ok, lascio fuoco al mio servizio, ma non ora. Ecco, è lì. Oh, resiste, no? Poche munizioni. Ah, non si ricaricano solo, ok. Rigenera la propria munizione automaticamente quando non viene usata. Ok, fortuna è che le spiegavo tutte. La prima cosa sembra essere più lontana che mai. E con altre dita possiamo usare la telecinesi qui. Resistono questi di più. Questo da loro è scomparso, perché? Proprio nel loro fucile. Anni, i nemici lasciano punti di salute. Ah, questi blu, sì. Capisco. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Allora, come ho capito? Ok. Come ho capito, c'è qui un'unità
che sta, diciamo, infestando il Fede Bureau. Questo direttore che è morto a causa di questa pistola si è ucciso. E noi siamo Jason, questa entità che ci parla. E la piramide non è l'entità, perché come ce l'avete sentito la piramide, quella piramide è un'altra cosa, forse sarà quello che infesta questo posto. E l'arma per appunto è viva, che visto come si ci abbia resistito nel piacere di prendere. Guarda come quando sangue. Ma è un... mi piace questa cosa. Ok, abbiamo una mappa, ora ci direttore. Quante cose da scoprire. Tante cose da fare. Oddio. Oddio mio. You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Abbiamo visto come l'entità che sta qua che è infesta da questo posto ci sta tentando di controllare anche noi in qualche modo. Però grazie alla nostra entità benigna a quanto pare. Oh, ci facciamo noi lì. Grazie a quell'entità, ora noi... Oddio, sono scomparsi tutti morti. Grazie a quell'entità, la nostra entità benevola, siamo riusciti a resistere. Quindi vedete come sia davvero potente e pericolosa questa... Perché siamo una posta del capo? Siamo un'entità direttore, grazie alla pistola. Non vuol dirmi questo. Un gioco che... un po' mi lascia spaventato, scusate, ma... interessante, guarda come potere che ha lei pure. Ok, ora Executive Fair Central Executive. Noi andiamo a cercare di scoprire, nelle stracce anche scoprire un po' cosa è successo alla Liga Luce Rossa. Lì sarà piena di entità, sicuramente. Ok. Che quando c'è il rosso c'è l'entità. Oddio. C'è uno lì. Oddio, cosa dove spunta? Ah, ovviamente. Vediamo un po' se il potere nostro c'è. Ok, fa tanto, ma subiamo anche tanto. C'è uno qui sopra, oddio, che dobbiamo fare con questo? Oppure che si mette in vita. Oddio. Molto che non sono neanche abbassarci. Ma qui sembra che l'entità sia presente, ma meno è che non c'è luce rossa. Però molto ancora rialzati. Galleggeremo tutti. Guarda, mi sembra più hit qua che control. Control hit. Qui c'è qualcosa. Reminder, ecco. If you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. One, search the room for any altered items or objects. Oggetti del potere. Tira la sua pistola. Quindi questo è il caso, ci sia qualcosa di strano, che lo sapevo, c'è qualcosa di strano sicuramente, che stiamo studiando queste armi, queste cose diciamo soprannaturali. E io di salvare. Oddio, qua tutto. Dico di salvare gente alterati, aspettare i membri. Questo è quello più attivi, diciamo, sono. Oddio, la rossa mi fa una paura bestiale. Mi sa che però devo andare lì, mi sa. Ecco, centro executive, perfetto. Il cavolo. Esecutivo centrale. Oddio mio. Ok, quindi lì sta l'enemy di nostra entità. Ma no. Oddio, c'ho veramente... che stacca, perché non è mente musica.
Provo a aggiungere qui, ma come facciamo a salvarli? Vuoi provare a salvare in qualche modo? Sembra che tutto sia bloccato. Dio mio. Mi sa che è qui. Eccola. Ok, qui tutti sconfitti, no? Ok, questi punti di controllo, un nemico. Sembra che sia tipo il direttore ci parla, ma come possiamo fare ora qui? Esatto. Wow. È tutto da normale. Figata. Figata assurda, ragazzi. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit! You're the new director! Hold on! We're coming out! Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss? That works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Ok, ragazzi, quanto abbiamo capito, la situazione è anche strana per loro perché
si è trovata questa entità che ha preso il controllo dell'edificio. Il due è morto e lei è entrata prima che entrasse l'entità, prendendosi il direttore. Anche lì è diventato molto strano. E loro sono protetti grazie a questo HRC, non mi ricordo la sigla, ma questo oggetto che li fette dall'entità. E oggi ha chiesto di poter purificare anche quei persone che sono ancora infette, come quello lì. Vediamo se ci riusciamo. Certo, poi la mia... Quindi ancora non riusciamo a batterli perché è troppo dentro le persone. Un attimo. Comunque, abbiamo visto il gioco all'inizio che è davvero una figata. Qua c'è dei cinesi, un po' di sparatutto, quindi questo è un gioco davvero fantastico, anche la storia misteriosa di questo Is, questo essere che infetta il palazzo, e Jess che è qui e cerca suo fratello e che lo si tratta di essere capo, il direttore della Federal Bureau of Investigation, l'FBI, l'agenzia che ha rubato il fratello, che gli ha fatto molto male nella sua infanzia e che ora lei deve cercare di salvare, perché cosa? Dei nemici, deve salvare i suoi nemici. Bene, penso che come questo primo episodio, questa prima avventura, sono qui l'episodio. Sono qui il video. Io mi lascio un like se il video vi è piaciuto, a commentare di la vostra. In caso avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, se piace le notifiche, i video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, lo fai live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere più sul mio lavoro. Detto questo, ragazzi, al prossimo episodio di Control, da vostra Mitterri, passo e chiudo.